Salve a tutti ragazzi, qui TTD e benvenuti in questo nuovo video di Dock and Battle. Finalmente è uscito Cell, ragazzi, e lo abbiamo pullato sul Global. Lo abbiamo anche già portato a Tour. Non è ancora livellato al massimo, però, visto che lo abbiamo pullato, l'abbiamo fatto un po' in fretta in live, girando solo due team fondamentalmente. Quello STR con dentro Broly LR, quindi per forza da shottare, e la GL, anche lì abbastanza facile. Sniper mi ha proposto una sfida, fallo col team super. Va bene, proviamoci, non so come andrà a finire, sinceramente non so proprio come andrà a finire, ragazzi. Cerco di sicuro, però devo un attimo mettere a posto il team. Quello è poco ma sicuro, è importante. Allora, dove sei? The Horrific Cell Game Waking Nightmare, perfetto, andiamo. Allora, di sicuro devo un attimo migliorare il team, almeno un pochino. Quindi cerchiamo di sicuro Vegito Blu S10. Quella è la cosa più importante. Vegito Blu S10 è molto importante. Se lo troviamo, ovviamente, perché comunque come al solito. Eccolo qua, perfetto. Allora, vediamo un po'. Questo team non va bene per un semplice motivo. Già ci sono due, diciamo, weak link, che sono i due Vegito, perché nella fase STR, se per sbaglio tira una super cisciotta, quindi dobbiamo un attimo adeguarci. Dobbiamo adeguarci di sicuro. Allora, direi che ci portiamo dentro, in questo modo, qualche SSUR super AGL. Il problema è capire chi. God Q al posto del God Q Int. Ok, andiamo allora via e ci mettiamo God Q. Perfetto. Poi, per fare un'altra cacchiata bella, togliamo Trunks STR, che sì è buono, ma non ci serve in questo caso. E ci andiamo a mettere Whis. Whis o Goku Super Saiyan 3? Quanti round potrebbe durare? Vabbè, andiamo di... Teniamo... Vabbè, proviamo così, con Whis. Vabbè, al massimo feliamo. Forse... No, vabbè, è un link buono quello di Vegito Int, quindi niente. Tra parentesi, c'ho tutti Vegito tranne il Tech in questo team. Dovremmo metterlo, ma è solo SSR, vabbè, lasciamolo lì dov'è. Non so quanto sia fattibile, ragazzi, con questo team. È una sfida, la proviamo. Se al massimo non va, amen. Può succedere tutto. Prendiamo più chi possibile, però se lo dai a qualcun altro, sinceramente, vabbè. Speriamo in bene, ragazzi, speriamo in bene. 1-1-1, che schifo di roll. Che è un 4, vabbè, prendiamo già questa medaglia. Non vorrei dover usare Stone, sinceramente non vorrei. Non credo che sia molto facile, è la prima run questa, ragazzi, è la prima run che faccio in questo modo. Da ieri, quando l'ho finito di farmare, ho smesso automaticamente di farmarlo, non lo sto più facendo. Allora, perfetto, così eliminiamo subito quello lì, Tech del cacchio. Invece con te eliminiamo questi, che tanto non importa come ti elimino, ma vabbè. E... ah boh, non cambia molto. Vabbè, facciamo così. Forse gli ho dato un po' di chi, ma vabbè. Tanto adesso, se tutto va bene, ora non ho visto chi c'è dopo al prossimo turno. Madonna, non gli ha fatto niente. Vabbè, dobbiamo sperare in Gogeta che shotta la gente. Vegito e Vegito Blu. Vai così. Vabbè, non si stanno subendo molti danni. Buono. Perfetto in questo modo, ragazzi. Ok, è andato il primo cell. Però fai danni, 20.000 mi hai usato togliere. Wow, sei serio? Ok, facciamo così, va bene così. Credo... No, non andava bene, ma vabbè, non è un problema. Non è un problema per ora. Allora, questo è il friend, quindi è quello S10, farà molti danni. Questo è poco ma sicuro, i danni li possiamo fare abbastanza facilmente, infatti eccolo qua che inizia a shottare la gente. L'unico problema che ho è la fase STR, non voglio tankare troppo con Vegito Blu, sinceramente. Non mi sono neanche portato dietro un Sealer, quindi ragazzi potrei veramente perdere molto facilmente, ma vabbè. È una sfida, l'accettiamo per quella che è e speriamo di andare bene, basta. Ok,
perfetto, dovrebbe concludersi qua la prima fase probabilmente. Non credo che rimarrà in vita tanto quel Cell Junior. Si dovrebbe crepare ora. 150.000, perfetto. Ok, la prima fase è andata, ragazzi. Allora, la seconda è Tech. Oh, the pleasure will be mine. Sì, va bene, Sal, tranquillo, che tanto ti sciotto, tranquillo, non c'è problema. Ok, allora, il problema... Vabbè, va bene così, dai, facciamo così. Gli diamo la ulti anche a questo poveraccio, però... Sinceramente, facciamo così. Non voglio usare i Ghost Usher adesso, sinceramente, perché non gli do tanta vita lunga a questo Cell Tech, sinceramente. Sempre che non tira la ulti. Guardate quanto li abbiamo tolto con Vegito. Cioè, se entra anche un'altra ulti... Nah, niente ulti, vabbè. Però se entrava un'altra ulti... Cacchio, lo shottiamo. Vai, Vegito! Vai, Vegito, GL! Per favore, fai il tuo dovere. Crit! Vabbè, sarà un senso usato, chi se ne frega. 96.000. Vabbè, ma devi crepare con questo, vero? Ok, ok, è crepato, va bene. Va bene, non è un evento difficilissimo, ragazzi. È una cacchiata, però è comunque rischioso portandosi dietro questi team. Allora, di sicuro non lascio tankare a Vegito Blu, fondamentalmente. Non lo lascio tankare. Se però non ricordo male, è May Stun the Enemy. Stun the Enemy. Potrebbe sempre. Bah, vabbè. Bulma, ah no, Bulma no. Ancora non la possiamo utilizzare. Vabbè, andiamo allora. Andiamo all in. May Stun the Enemy. Suona bene, sinceramente. Per favore, stun allo sto punto. Vediamo, vediamo se. Ce la possiamo fare. Mi sa che dovevo portarmi dietro Baba. Mi potevo portare dietro Baba, sinceramente. Forse era una buona scelta, eh. Soprattutto non sapendo cosa voglia di fare questo Cell. Vabbè che... Ah, non farmi troppo male. Ah, 93.000. Fa malissimo, fa malissimo. Stunnalo. Non ho visto... No, non l'ha stunnato. 12.000, ok. Dovremmo rimanere in vita, anche se sono tre attacchi. Ah no, erano due, ok. Wow, ragazzi. È odiosissimo, eh. Ve lo posso giurare, è odioso da fare con questo team. Di sicuro è abbastanza fattibile, però mi devo curare. Ancora. Sono già passati solo... È il terzo turno. Wow. Lo stiamo facendo molto veloce, però, eh. Vabbè, speriamo in Vegito AGL che tiri un crit magico come prima, perché se lo tira siamo veramente messi bene, ragazzi. Potremmo shottarlo. Scopriamo la verità. Ok, Vegito Blu. 172.000, cioè ci sta. Non tirerai mai, vero, un'altra ulti. Vabbè, dobbiamo sperare in Vegito normale AGL. Ok, ha un'altra. Per fortuna che... ovviamente ti curi. Ovviamente si cura perché è... Ok, vabbè, questi sono danni accettabili. Danni accettabili, ragazzi, però non più ora. Madonna, si ricura di nuovo. Baba. Potremmo usare Baba. Baba, Ghost Usher. Potremmo, però... Allora, se si cura, di sicuro torna alla terza barra di vita, quindi un po' una rottura. E ho paura. Vabbè, Goku AGL, Godku deve per forza parare là sotto. Il problema ora è capire perché è un attacco, una cura è un attacco. Facciamo così, usiamo il Ghost. Poi, succede quel che succede, non si sa mai, ragazzi, conosciamo Dokkan. Facciamo che si cura di... facciamo che non lo uccidiamo, dopo è assicurata la vittoria, in questo modo. In questo modo è assicurata la vittoria al prossimo round. Vai, Vegito Blu. Final Kamehameha! Sì, non gli toglie niente il mio. È ancora S1, ragazzi, non l'ho ancora alzato. Gogeta, vai, tanto Cell non ha difesa. Bam!
Madonna, che sciottate che si tirano con Gogeta. Ok, finish with a super attack. Noi parliamo subito. È una cura però. Vabbè, dai. Andiamo ragazzi, andiamo, ci proviamo. Al massimo lo finiamo. Sono sicuro di poterlo finire in questo turno. Vediamo se si avvera la cosa, ragazzi. Ok, curati pure, cacchi tuoi. Ti uccidiamo adesso, ti uccidiamo. Crittalo, Vegito! Lo chiami e il crit arriva, ragazzi. Crit finale. Siamo riusciti a batterlo col Team Super. È rischioso, sinceramente, con i due Vegito blu. Però si può fare, ragazzi. Si può fare altamente. 741.000 di critico. Vai, Vegito blu. Vegito AGL, poi, in realtà. 7 medaglie, non mi servono a niente. Vabbè, intanto livellare Vegito blu ci sta, comunque. Ragazzi, direi che per questo video di Dokkan Battle è tutto. Noi ci vediamo questa settimana di sicuro con altri video, probabilmente un'altra run su Frieza, perché sto iniziando a buildare il team vero e proprio per batterlo e mi ci sto trovando molto bene, ragazzi. Quindi probabilmente uscirà un altro video su Frieza LR e probabilmente un altro video su Cell con un altro team, per vedere se ce la possiamo fare ora che abbiamo Cell Tour, l'ho un po' potenziato. Voglio vedere se è divertente usarlo contro Cell nel suo 50 stamina. Detto questo, ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche di seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Tutti i link sono in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.